E ciao a tutti amici, io sono Franco e oggi ritorniamo a parlare di Pinnacle 21. Vediamo l'effetto colore selettivo. Innanzitutto, prima di iniziare, volevo rispondere all'amico Flaminio, che aveva notato, come avevo fatto anch'io, che premendo questa piccola icona è possibile sganciare i monitor e quindi è possibile posizionare le finestre come più si desidera. Questo ad esempio anche per la timeline, per poter avere una timeline più lunga che è possibile anche distribuire su due monitor. Ora non ve lo faccio vedere perché sto registrando solo un monitor, ma potrei ingrandire questa finestra monitor a tutto schermo e posizionarmela su un secondo monitor, cosa molto simpatica per poter lavorare al meglio. Il problema che aveva notato anche l'amico Flaminio è che non c'è un salvataggio di questa area di lavoro e quindi alla riaccensione del programma le finestre vengono resettate alla posizione iniziale. E così, grazie anche alla domanda di Flaminio, ho contattato la Corel, che mi ha confermato che effettivamente questa possibilità non c'è e che provvederanno ad implementarla in un prossimo upgrade o versione. E quindi, grazie anche alle vostre domande, è possibile colloquiare direttamente con l'azienda per avere magari voce in capitolo su modifiche future da effettuare al programma. E quindi vi invito sempre di più a lasciare nei commenti le vostre idee, domande e non limitarvi a visionare semplicemente il video. E ora veniamo all'effetto di oggi, colore selettivo. Per farlo ho caricato una piccolissima clip, eccola qua, dove ci sono dei ragazzi che vanno in bicicletta in un bosco. Io vorrei tenere solo il colore delle magliette, cioè selezionare un colore e avere il resto in bianco e nero. In questa versione di Ultimate di Pinnacle c'è un effetto bello che pronto. Allora ci spostiamo nell'area editor, clicchiamo sulla nostra clip, clicchiamo su effetto, clicchiamo su colore e andiamo a selezionare l'icona effetto colore selettivo, doppio clic e ci apre il pannello per la selezione. Inizialmente non c'è un colore selezionato, quindi clicchiamo sulla pipetta e abbiamo due possibilità: o clicchiamo in un punto qualsiasi per andare a selezionare un colore, oppure se vogliamo selezionare un'area di colori possiamo cliccare col sinistro mouse e trascinare per prendere appunto una selezione più vasta di colori. Quindi rilasciando prenderemo il viola e come vedete automaticamente tutti gli altri colori vengono desaturati. È molto bello, avete visto la velocità, è sufficiente rilasciare e abbiamo, ecco qui, solo il colore di quella maglietta. Invece se abbiamo bisogno di ridefinire, cioè prendere più colori perché magari non è stato preso bene viola, o se vogliamo aggiungere un altro colore, ad esempio voglio tenere anche il celeste della maglietta dell'altro ragazzo, possiamo ricliccare, premere CTRL, quindi vedete che viene aggiunto il segno di più, e andiamo a selezionare anche il celeste dell'altra maglietta. E così rilasciando vediamo che abbiamo preso due colori. Possiamo continuare così anche con un terzo colore e così via. Facciamo una prova, riclicchiamo sulla pipetta, ci vengono ridati tutti i colori per poterli selezionare, premiamo CTRL e premiamo sul rosso del cappello e vedete che abbiamo ottenuto anche quello. Abbiamo un
bordi morbidi se dovessimo avere dei problemi con colori adiacenti. Quindi spostando appena appena questo fade possiamo andare a sfumare con colori adiacenti. Attenzione che ovviamente se ci sono colori con un range molto simile a quello selezionato rischiano di essere selezionati anche quest'ultimo. Ad esempio, come vedete, selezionando il rosso del capello c'è entrato anche un po' il rosato della pelle. Poi abbiamo un comando di percentuale di desaturazione, quindi possiamo andare a tenere leggermente i colori attorno o a escludere completamente l'effetto. Può essere molto carino per avere una desaturazione solo parziale ed evidenziare molto altri colori. Oppure possiamo, adesso io la porto al massimo per farvi vedere, invertire la selezione e quindi rendere in bianco e nero i colori selezionati mentre tenere la saturazione su tutti gli altri. I comandi sono che farmabili, ciò vuol dire che potremo andare a ad esempio attivare un keyframe per il comando selezionato. Adesso vado a invertire così abbiamo la situazione di prima. Poi mi porto avanti nel tempo nella timeline, posso anche spostarmi qui, vado a aggiungere un secondo comando uguale e come terzo keyframe invece vado a desaturare per tenere solo i due colori. E quindi avrò un passaggio nei vari keyframe che dal primo al secondo la situazione resterà invariata con tutti i colori, mentre sul terzo verranno tolti. Andiamo a vedere la clip che si è formata, parte con i colori e avete visto che è andato desaturando. Ovviamente l'effetto è riferito alla clip e non alla traccia della timeline, per cui se aggiungiamo un'altra clip successiva possiamo andare a inserire un nuovo effetto colore selettivo e selezionare magari un altro colore. Io ad esempio vado a prendere il verde del lago, vedete come anche è riuscito a separarlo dal verde delle montagne. E come potete vedere sulla prima clip avremo il primo effetto e sulla seconda un altro effetto totalmente diverso. Per gli amici che hanno altre versioni e quindi non hanno questo effetto, dico state tranquilli, potete ottenerlo con qualche passaggio in più. Come si fa? Prendiamo la clip originale, la copiamo, andiamo a incollarla e la posizioniamo sotto alla precedente, quindi abbiamo le due clip sovrapposte. Adesso su questa seconda clip andiamo a togliere i colori. Come? Andiamo su colore e cerchiamo qualcosa che vada a desaturare. Io adesso ad esempio metto un effetto seppia, andiamo a definire il valore e vedete ho inserito un effetto seppia togliendo tutti i colori, mentre nella clip sopra avremo i colori naturali. Allora andiamo a aggiungere un effetto di chiave, ma questa volta lo facciamo come Studio Chroma Key. Andiamo ad aggiungere un effetto chroma e con la pipetta del chroma key andiamo a identificare un colore, ad esempio l'azzurro. Fatte le giuste regolazioni otterrete che la maglietta diventerà grigia perché c'è ancora la soppressione con lo spill, quindi eliminate la soppressione dello spill. E adesso invertiamo la chiave, in questa maniera avremo che passerà solo l'azzurro e la chiave lascerà passare la nostra clip sotto, quindi quella con il colore seppia. Poi potremo andare a regolare la morbidezza per sfumare un po' meglio la maglietta e ecco qua ottenuto lo stesso effetto. Tra l'altro in questa maniera potremo sulla clip sottostante
aggiungere ulteriori effetti. Come per esempio io vado su artistico e vado su cristalli. Mi piace molto, vedete, sembra che diventi quasi una carta. Ovviamente c'è anche la regolazione di tutto l'effetto, ma se ora facciamo partire l'effetto vedremo che è tutto in seppia e il colore celeste un pochino adesso ammorbidito, è entrato anche il viola con il colore. Ecco, quindi avete visto, nella versione Ultimate abbiamo la facilità di un effetto veloce e già pronto, però è possibile comunque risimularlo anche nelle vecchie versioni. Spero che questo semplice tutorial vi piaccia, ditemi cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti, alla prossima!